Vince grasso! Figli della me! C'è da fare un discorso importantissimo, non lo facciamo. Lo face faremo to face in live. 2, lo faremo in live su Twitch. Perché forse è il mandante della strage di Capaci. No. Di non capaci, Shiva. Di incapaci, perché non sono stati, non siete stati capaci. Scherzo, ragazzi. Allora, sì, la strage di incapaci che sono andati a prenderlo. Però è meglio così. Però voglio dire solo una roba e poi iniziamo con la reaction. Importantissima, basta dire che Rondo se lo ascoltano i bambini. Perché magari è vero, 4 anni fa appena uscito Rondo, te lo ascoltavi che avevi 11 anni, 12, okay. 10. Adesso però ne hanno 15, 16, vanno già alle superiori. Quindi si può anche parlare con... Diciamo che adesso parli con i ragazzi delle superiori che iniziano a vedere come gira il mondo e non gliene frega più un cazzo delle faccette, ma vogliono sentire un attimo. Grazie a Dio, come finalmente gira. Vai, allora, face to face, il like è importante perché ci supporti gratis e il commento perché devi far sentire anche la tua opinione. E se hai meno di 13 anni, dopo la reaction leggiamo anche il testo e cerchiamo di analizzarlo. Vai. Quindi puoi rimanere. Ok, vuol dire faccia a faccia due. Aspetta, hai messo il like? L'ha messo, non è mica di... Te. Metti il like, che l'unica roba che ci sopporta è quella. Noi siamo indipendenti e lo sai bene. Come Rondo. Se vuoi che ti portiamo una roba figa tutti i giorni, senza problemi, anche la roba che non fa i numeri e i soldi, lasciali like qua sotto, perché a noi ci aiuti tanto. Come apre, senti? Ecco, io voglio. Continua a stare in strada, continua a far stepping. L'amore è finto, l'odio è vero, di cosa ti penti? Speranza, nessuno che c'è da la drill, ti piace sta roba tutta urlata? Fammi un freestyle con questa mini base come quella che avete fatto con i Dogo, che ve la ripubblico nelle pagine di Instagram. Però seguiteci. Senza imitare nessuno, voglio che tiri fuori quello che veramente tu è, il tuo essere. Il flow. E dove non devi tu? Neanche per forza parlare di omicidi che non esistono. Bravo. Parlami di quello che ti fa veramente rodere il culo, perché anche io vi ha lasciato veramente un bel pezzo da mettere in loop e reparci. Signori, la reaction con le faccette è finita. Adesso parliamo del testo. Quindi se sei sopra i 13 anni e vuoi veramente capire un attimino come funziona, siamo qua. E ora ci ascolti. Testo figo perché... Aspetta. La canzone è una figata. È figa, sai perché? Perché anche nell'attitudine drill nuova comunque c'era una marzialità vecchia scuola. Ma è tutta vecchia scuola. Ci sono le similitudini, le entrate, le citazioni, i blocchi. Ha citato Kenshiro, bro. Uno dei miei anime preferiti. Pokémon Kenshiro. No, Pokémon no. C'entro cazzo, ci stavo pensando io. Pensi sempre i Pokémon da ieri. No, Pokémon. No. E ma caldo. Di che cazzo parliamo? Può essere un merda. È molto caldo, raga. Può essere un mandante, può essere quello che cazzo vuoi. Può essere vuoi. Un mandace anche. Però non si può dire che non sappia farla questa cosa, eh? Penso che in Italia sia veramente il king. Adesso tutti sanno il nome. Rondo! Hai cambiato totalmente la luce. Vabbè, andiamo a leggere allora il testo. Dai. No, perché c'è una roba che è una citazione, che non è una citazione, ma è un pensiero che ho sempre avuto anche io da giovane. L'amore è finto e l'odio è vero, perché l'amore lo puoi fingere, l'odio è molto più difficile fingerlo, mentre è uno di quei sentimenti che esce senza controllo. Anche l'amore esce senza controllo, ma è più facile. È che l'amore può finire. L'odio... No, io sto parlando di finzione. No, ma anche secondo a me l'amore di... non esiste. Non è vero. Ma sì. L'amore non esiste, l'amore è un sentimento fasullo che... Quindi non ami tua figlia. Attenzione, quello è padre e figlia. No. Non è che c'è l'amore solo da uomo e donna. C'è amore in tante forme. Non mi fottete. Non è vero. Non mi fottete. Allora... Quello è un altro tipo di legame. No, è amore. Un mio dog continua... No, è dipendenza. Un mio dog continua come a stare. Come tutto l'amore di quando... Non si può leggere il testo. No, parliamo dell'amore. Parliamo dell'amore. Che non mi si fa può cagare l'amore, non esiste. Ne frega un cazzo a nessuno delle tue paranoie. Oh, God.
Oh, raga. Dai. Un mio dog, che è Runner Raid, continua a stare, continua a fare stepping. Yeah, SSG, che credo sia una collana. San Siro Gang. Ah, ho capito, non è una collana, un orologio. SSG è San Siro Gang. Va bene. Non body salvo, bitch. Però no. Di questa San Siro Gang, quanta gente è realmente rimasta? Si sarà riciclata. Sì, nuove, si leve. Autoriciclata, certo. No, riciclata, si è rinnovata. Cioè, magari qualcuno è andato, qualcuno è entrato, no? La nuova... Un mio dog continua a stare in strada e continua a fare stepping. L'amore è finto, l'odio è vero. Di cosa ti penti? Questa è appunto, come dicevamo prima, è più facile fingere l'amore che fingere l'odio. In realtà è oltre al mio è questo l'idea. E a me piace tanto questa frase. Quando prendi coscienza di questo, vuol dire che sei solo. Sì. Una O scritta, però l'hanno tradotta male. Una O ti dice ti amo. Una O ti dice ti amo. Ma tanto sai che mente. Qua nessuno ha speranza. Nessuno esce da Cambridge. Allora, questa è fighissima. Bello. Cioè, proprio figo. Questa barra è proprio figo. Cioè, è il ritornello questo. È il ritornello, figo. È figo. Che oltretutto, però, una cosa che devo dire è il ritornello non cambia minimamente dal. No, è un ritornello hip hop. Perché non è melodico, non è pop, non è cantato. È il ritornello perché ritorna come testo. Sì. Ma i ritornelli hip hop all'inizio erano così, rappati. Ecco. Diciamo che è una roba che magari mi sarebbe, però non l'ha fatta male, no. Mi sarebbe piaciuta differente. Io sono totalmente favorevole a levare tutto il pop da una cosa che è hardcore. Mi verrebbero morto, ma non posso fare altrimenti. I feed guardano i social. Cosa posti e i movimenti. Ci muoviamo in silenzio. San Siro Gang, Nobody Safe Beach, Nobody Safe Beach. Qua c'è una ripetizione perché poi è il ritornello, vedi? Yo! Qua si parla anche ovviamente dei casi mediatici ultimi dove... Anche per il buon Shiva che è stato arrestato, sì, hanno fatto uno screen di tutti i suoi social, dei movimenti, le cose per le indagini. Ma in generale, è una roba che funziona anche così. In generale, lo dicevamo da anni di non fare i reati filmandovi. Yo, we on ass. Non chiedere se siamo in Demon Time. Minchia, sono in Demon Time. Che ora è Demon Time? Ho capito. It's Demon Time every day. Fanno i manifesti funebri e non fanno slide. Cosa vuol dire non fanno slide nello slang contemporaneo? Che quando fai manifesto non è che schippa così, cioè devi spostarli tu. Devi appiccicarli proprio con la colla. E fai uno slide. Non è che parte là, ti cade via là. Ok. Capito. Sei uno snake, io non dico lie. Hai switchato side, non fai glide, come mai? Ah, bello però. Hai switchato side, quindi hai cambiato lato, ma non fai glide. Cos'è lei glide? Ma che cazzo ne so io? Glide, bro. Ragazzi, è per quello che abbiamo bisogno anche di voi. Qua sotto, per favore, lo slang. Come mai? Coglione. Parli slang, così i 12 non capiscono ciò che dico. I 12 credo che siano gli apostoli. No, ma dove cazzo stai? O che sono gli sbirri che lo intercettano, perché sai che uno guarda, uno scrive, uno sente, uno registra. Non è il 112? Sì, può essere, cioè gli sbirri comunque. Ma 112 perché uno lavora e 111 guardano. Può essere. Sono carabinieri. Le sue la sua bestia è Chewy2K. 12. Y2K. 12. Mette l'ash e litiga in giro. Figo. Ti parlo di una e una switch sulle glock. Sai che sentita era molto più bella. È troppo slang, raga. Raga, per favore. Allora, la reaction assume una nuova forma. Sì. Dovete scriverci per favore. Ma perché in italiano. Non sentivo queste cose io quando era fa boh. Sputi blood. Blood. Non fare il blood. Non fare il G, non sei un G se parli con i cops. Giustamente. Il caso è chiuso. Case closed. T'ha scritto anche questa era carina. Carina. Non mettere face first, non mettere prima la faccia. Murder come Melly. Omicidi come Melly, gli omicidi, certo. Non parlo se non ho visto. E anche se ho visto non parlo, direi io. Demoni nella city cercano solo smoke. Vabbè, c'è un tabaccaro, pigli, c'è la testa. Sei la ratto, la prendi. Sei un flop. Ratto l'ho capito, grazie. La mia troia versa Hennessy, mischia il riso con il curry, quindi ci ha dato una nazionalità. Anche una ricetta ci ha dato. Anche una ricetta. Il riso saltato col curry sfumato all'Hennessy. Buono. Mi pare di murder. Ma non sono... Ma sono puliti, sono puliti i tuoi ferri. Se tocchi la Glock ti scotti. La chiamo Jerry Scotti. Questa è una roba che viene veramente dal rap vecchio scuola. L'ho capita dopo Jerry Scotti. Davvero? Sì. Ah, per questo dicevo. Pensavo di quella volta che Jerry Scotti è andato a sparare sulle serrande di Striscia perché non gli pagavano il gettone. Il gettone. Ho capito. Hitto questa bitch in tag team Ollie e Benji.
Due anni di questa merda, so che morirò leggenda. Ho triplicato il mio lavoro facendo più faccende sull'agenda. Guarda, ovviamente parla della sua carriera da artista. Rimango ancora in strada, anche se so che è una merda. So che una parte di me rimarrà sempre la stessa. Questa è una roba che, anche se cerchi di levarti dai coglioni la strada, nonostante tu abbia vissuto mille anni, un Achille Lauro di turno, che anche se ha vissuto tantissimo sulla strada, poi diventa tutt'altro. In ogni caso, un po' l'attitudine, la mentalità, sai com'è. Sai come funziona, anche se la magagni. Questo pezzo qua invece mi ha ricordato un botto i Beastie Boys in Alive. Vai con la clip. Perché? Perché anche qua nuovi soldi, nuove scarpe, nuove storie, nuove chain, nuovo Glock, nuove cioè con un flow totalmente diverso, perché qua è drill. Però quell'attitudine vecchia scuola che vi dicevamo prima è molto figa. Posto per il tuo odio è sotto le mie suole. Hai svoltato la mia merda, ora tutti sanno il no. Ho svoltato la mia merda. No, me, no. Me. Il posto Salvo. Per le tue storie, il posto per il tuo odio è sotto le mie suole, è fighissimo. Ma guarda che bello il pezzo, eh. Wow. Al di là di questa roba di slang che non è nella mia dignità, non mi fotte niente e manco la capisco. Però se questo slang ti apparteneva, volavi. Sì. Noi abbiamo un altro tipo di slang, più anni 90, più no, diverso. Ma sì, ma no, ma a parte il fatto del cambio generazionale, è proprio una questione di fotta, no? Nel pezzo gira benissimo con questo tipo di slang. E allora va bene. Per quello che e allora va benissimo. E poi ha senso, non è la minchiata tradotta male dall'inglese. No, no, ha un senso. Non sta dicendo, non ho messo parole a caso, esatto. Se quello che intendi. Siamo giù. Va, finita. È finita, sì, sicuro? Sì. È una hit. Posso dire che è una hit questa? È una hit. Figa. Posso dire che è una hit, cazzo? Poi mi tenerò dietro l'odio perché questo non è un rapper, questo dice le minchiate. Ma dov'è che ha detto Kenshiro però? No, non ha mai detto Kenshiro. Sì, però. sì, ha detto Kenshiro, raga. Bro, ha detto Kenshiro. Io non lo so. Te lo dico. Secondo me è in mezzo a quello slang che non hai capito, te hai capito Kenshiro. Io ho detto Kenshiro? Mi fate sapere se ha detto, perché per me non l'ha detto. Tu sei totalmente, come io sento Pokémon ovunque, tu senti Kenshiro ovunque. E questo è il problema. Raga, ha detto Kenshiro e non c'è scritto qua nel testo. Vabbè, qua sotto fateci sapere quanto odiate Rondo, dai. E lascia un like se sei arrivato fino adesso, che non so chi cazzo arriva fino alla fine. No, la cosa più importante, l'ha detto o non l'ha detto Kenshiro? Secondo me no.